Lutto in tutta la Sardegna e camera ardente allo stadio di Cagliari Unipol Domus per contenere la folla che in queste ore sta rendendo l'ultimo omaggio a Gigi Riva, il grande bomber dello scudetto cagliaritano e della nazionale, scomparso ieri sera all'età di 79 anni. La salma è arrivata all'impianto intorno alle 13:20, i cancelli sono stati aperti alle 14 e l'ingresso rimarrà consentito fino alle 22. Poi di nuovo dalle 7 alle 13 di domani. Alle 16 i funerali nella Basilica di Bonaria, sempre a Cagliari. Sarà Monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della CEI, a celebrare le esequie. A Pamiers, nel sud-ovest della Francia, una donna e la figlia 14enne che manifestavano a un posto di blocco degli agricoltori francesi sono rimaste uccise investite da un'auto che si è lanciata contro il gruppo di dimostranti. Il marito della donna e padre della ragazza, anch'egli tra i manifestanti, è rimasto gravemente ferito. I tre occupanti dell'auto sono stati fermati. Gli agricoltori francesi manifestano in tutto il paese da alcuni giorni per chiedere semplificazioni amministrative e indennizi più veloci in caso di calamità naturali. Hamas rifiuta la proposta israeliana per un cessate il fuoco di 2 mesi in cambio del rilascio degli ostaggi, lo riferisce un alto funzionario egiziano in condizioni di anonimato. Secondo questa fonte, Hamas ha rifiutato insistendo sul fatto che non saranno liberati altri ostaggi finché Israele non cesserà la sua offensiva e si ritirerà dalla striscia. La proposta prevedeva inoltre la liberazione di detenuti palestinesi dalle carceri di Israele e l'autorizzazione per i leader di Hamas a Gaza di trasferirsi in altri paesi. Le forze israeliane di terra hanno intanto completato l'accerchiamento di Khan Yunis, la principale città del settore meridionale della striscia di Gaza, e hanno rafforzato la propria presenza al suo interno. C'è una svolta nel caso della sparatoria di Capodanno che ha visto coinvolto il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo. Dal RIS di Parma sono arrivati in procura Biella i primi risultati dello stubo, ovvero il tampone. Sarebbero state trovate significative tracce di polvere da sparo da innesco sia sulle mani sia sugli abiti di Pozzolo. È sorprendente verificare che sui giornali ci sono le notizie e invece noi non abbiamo ancora i documenti. Non abbiamo nulla di questi risultati di questo esame, ha affermato in maniera piccata il difensore del parlamentare. Da canto suo, la procura di Biella ha replicato che gli esiti sono stati depositati e sono a disposizione delle parti. Le chiamate al 1522, il numero contro violenze e stalking, nel 2023 sono cresciute del 59% rispetto al 2022. E quanto risulta all'Istat, secondo cui le richieste arrivate nei 12 mesi dell'ultimo anno sono state 51.713, in significativo aumento rispetto agli anni precedenti, più 143% la variazione rispetto al 2019. Numeri forniti dal direttore centrale dell'Istituto di Statistica Saverio Gazzelloni in audizione nella Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. Particolarmente evidente l'incremento nel quarto trimestre, probabilmente anche per gli effetti dell'omicidio di Giulia Cecchettin. La Commissione europea stima un calo della fiducia dei consumatori nell'Eurozona, mentre l'indicatore è rimasto sostanzialmente stabile nell'Unione europea, meno 0,2% da dicembre, è invece sceso di un punto percentuale nell'area dell'euro, a meno 16,1%, indicatore che resta ben al di sotto della media di lungo periodo. Matteo Garrone entra nella corsa per gli Oscar. Io Capitano, candidato ufficiale dell'Italia al miglior film internazionale dell'edizione 2024, è stato scelto per la cinquina finale della Notte delle Stelle del 10 marzo. Le nomination, scelte da membri dell'Academy, da un numero record di 93 paesi, sono state annunciate oggi al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles. C'è grande commozione in tutta Italia, anche all'ospedale Brozzo di Cagliari, dove Gigi Riva era stato ricoverato poche ore prima per quel malore al cuore. Nel racconto delle ultime ore fatto dai medici, c'è suo timore per quell'intervento che gli era stato prospettato di angioplastica. Lui lo ha rifiutato, ha voluto pensarci su, ha voluto il tempo per parlarne con i suoi cari. Bruno Loi, direttore di cardiologia interventistica e emodinamica del Brozzo, spiega come sono intervenuti ieri sera per tentare di salvare la vita al grande campione. Dopo una valutazione dell'Air Team, quindi di un collegio multidisciplinare dei nostri specialisti, gli è stato proposto un intervento chirurgico di angioplastica coronarica che il paziente ha rifiutato. Alle ore 17:50 ha avuto un arresto cardiaco, sono state immediatamente eseguite tutte le manovre rianimatorie cardiopolmonari. Durante la manovra rianimatoria è stato portato in sala operatoria di emodinamica per eseguire un tentativo di angioplastica coronarica che purtroppo è risultato inefficace. Nonostante le manovre rianimatorie, il decesso è avvenuto alle ore 19:10 del 22/01/2024.
Vi ritrovate ad un nuovo appuntamento previsionale da Emma Parigi di Trebi Meteo con testo anticiclonico sul Mediterraneo, sulla nostra penisola anche questo mercoledì a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti un po' ovunque. Al più qualche velatura di passaggio, sarà impossibile transito nella prima parte del giorno al nord, ma non darà luogo a conseguenti effetti, seppur potrà a tratti offuscare il cielo. Le precipitazioni dunque saranno assenti sul territorio con testo stabile e asciutto ovunque. In definitiva ci attenderà una giornata di mercoledì con tempo per lo più stabile ed assolato, qualche velatura come vi anticipavo inizio giornata al nord, ma poi in progressivo diradamento, temperature massime e anche minime in graduale ulteriore rialzo, ventilazione ancora a tratti vivace da nord sul basso versante adriatico sull'area ionica. Per saperne di più vi rimando all'app di Trebi Meteo oppure consultate il nostro sito web.